ci dica, sì, che cosa state facendo. No, no, viene rivisto un po' l'aspetto strutturale del marciapiede. E quindi il semaforo indietreggia? Sì, esattamente. Oh, finalmente! Il semaforo viene indietreggiato, l'isola spartitraffico viene allungata, okay, fino qui, e poi ci sarà il passaggio pedonale e lì poi l'ultima isola con la segnaletica stradale. Per quindi cui abbatteranno con solo la segnaletica, non più il semaforo. Probabile. Siamo qui, l'amministrazione non si rassegna al semaforo di Viale Kennedy all'angolo con Viale Papa Pio XII, lo indietreggia, non lo toglie, con la speranza che verrà rivisto, per cui adesso sarà più visibile con la segnaletica verticale che sarà montata, il semaforo che sarà indietreggiato, per cui sarà tutto rivisto nell'ambito strutturale, insomma. Sia fatta la volontà dell'amministrazione di questo benedetto semaforo. Sa cos'è? Il sole arriva proprio negli occhi. La gente lo vede, poi alle 3 del pomeriggio trincano un po', e quindi è prevista anche l'adeguamento a breve di tutto l'impianto semaforico, trasformandolo a LED, per cui insomma la buona volontà. Tutto questo how much, diciamo, quanto fa parte dell'ordinaria manutenzione. Noi siamo i manutentori, assolutamente, rientra nella manutenzione, nella ordinaria generale, esattamente, nella manutenzione. Vabbè, mi raccomando, allora stanno indietreggiando, stanno facendo tutta sta roba, abbiate un po' più di attenzione, mettete occhiali da sole magari, così soprattutto bisogna dirlo per il senso civico agli automobilisti di fare attenzione, perché non sempre è colpa dei semafori. Ma insomma, sai cosa succede? Uno l'abbatte, poi di tanto l'abbattono in continuazione, lo lasciamo così e se ne scappa. Chissà, purtroppo bisogna vederle poi nel contesto generale le cose. L'avete desistito. Adesso verrà sistemata sia quest'isola che l'altra isola. Ma lì rimettete il semaforo? Lì verrà indubbiamente messo anche il semaforo. Novità, scoop signori, viene rimesso il semaforo. Viene rimasto in strada perché è d'obbligo mettere il semaforo, perché il codice della strada lo prevede. E quindi va messo. Complimenti Baresi, la ringrazio. Grazie a lei.